Allora stasera che fai? Vieni. No, ho già da fare. E che cazzo devi fare? Al venerdì mia madre mi fa l'arrosto. Tua madre ti fa l'arrosto? Mm-hmm. Tutto qui? Mm-hmm. Ma coi piselli o le patate? Usa farlo col prosciutto cotto da fare arrostire tagliato in due, che poi lega della pancetta sottile a fettine e le adagia in una teglia che ho oliato poco prima insieme a del rosmarino. Intanto metta a bagno un po' di prugne secche. Per una ventina di minuti, capito? Quando tutto è imbrunito aggiunge anche le patate novelle. Cazzo, sembra veramente buono. Sì, ok, ho capito, ma non è che rimani tutta la sera a mangiare, no? Che vuoi dire? Andiamo, mica passerai tutta la serata a casa di tua madre in compagnia dell'arrosto. Hai qualcosa contro mia madre? Ma che cazzo dici? Io manco la conosco tua madre, idiota, io intendevo un'altra cosa. Amico, dopo cena vorrai uscire, o no? Ma tu non hai mai assaggiato quella delizia, è da mangiare lentamente. No, io non metto in dubbio l'arrosto di tua madre, però cazzo, voglio dire, è così strano volersi fare una birra con gli amici, eh? Vedi di non farti pregare, avanti. Oh, aspetta, fermo lì. Se io voglio di passare il venerdì sera con mia madre, non devo tener conto a nessuno. Ma che cazzo, la vedi tutti i giorni? Possibile che ti dia così tanto fastidio, Cristo. Ora senti, forse tu non sarai così attaccato alla tua come lo sono io, ma io voglio molto bene a mia madre e non mi va di sprecare una serata per andare a vedere quattro tizi sopra un palco che si dimenano al suono di una chitarra scordata, è chiaro? Guarda, è proprio fuori discussione, ci siamo capiti. Ma tua madre non ha mai visto un concerto. Amico, vorrei ricordarti che conosceva Jimi Hendrix, potrebbe essere anche mio padre. Quindi sai? Le piace il rock? Cazzo, ma di brutto, amico, si è fatta i migliori quando era giovane, dammi retta. Allora vieni al concerto con lei, no? Vaffanculo. Se ne fatti tanti? Vaffanculo. Dai, fatti accompagnare al concerto la mammina, forza. Basta, hai capito? Incominciano a girarmi le palle. Figa sta porta. Sì, hai ragione. E a che ora inizia? Gioi Tassello, tra le 21:30 e le 22:00. Ok, mi hai convinto. Andiamo a sto concerto.